Buonasera a tutti. Buonasera, bentrovati, bentrovate. Oggi 20 maggio 2022 inizia la seduta di terza commissione consiliare e procediamo con l'appello. Nespoli, Presente. Ranieri, Presente. Milesi, presente. Vergalli, Presente. Paganoni, Presente. Orbani, Presente. Tecce, Presente. Carrara, Presente. Minuti, assente, Tremaglia, Presente. Ceci, assente, Coter, seduta valida. La seduta è regolarmente costituita. Passiamo ora al punto della delibera consiliare, rimozione dei vincoli alla vendita e alla locazione delle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 179 del 17-2-1992 per la cessione del diritto di proprietà nell'ambito del piano di zona 167 del 1962 e delle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al DPR numero 380 del 6 giugno 2001. Sono presenti per la trattazione della delibera l'assessore Francesco Valesini e la responsabile delle politiche della casa Nicola Gherardi. La parola per le delucidazioni della delibera l'assessore Valesini. Posso parlare anche direttamente Sì, io, se perché grazie. siamo anche più o meno d'accordo. Per cui l'oggetto è quello che abbiamo detto. In particolare, giusto per ricordarvi, come saprete perfettamente, il piano di zona ha due regimi di suolo: può essere in diritto di superficie, può essere in diritto di proprietà. La possibilità di rimozione del vincolo è data dall'articolo 31 della 448 del 98, che fino a poco tempo fa dava la possibilità di trasformare, diciamo così, l'area in proprietà per i diritti di superficie, eliminando i vincoli, oppure di rimuovere direttamente i vincoli per i piani di zona convenzionati in regime di proprietà, ma solo ed esclusivamente quelli convenzionati prima della legge 179 del 92. La legge 179 del 92 in particolare ha eliminato alcuni commi dell'articolo 35 della 865 del 71 che richiamavano appunto quelli che erano i vincoli alla vendita, che vi ricordo erano determinazione e sono determinazione del prezzo e verifica dei requisiti dell'acquirente. Successivamente all'eliminazione di questi commi, per cui successivamente alla 179 del 92, le diciamo così, convenzioni in diritto di proprietà portano direttamente i vincoli all'interno dell'apparato, diciamo così, convenzionale, non richiamando più come facevano prima i commi ormai aboliti della 865 del 71. Ci sono state delle recenti modifiche normative che hanno dato la possibilità di rimozione dei vincoli anche per l'edilizia convenzionata in piano di zona realizzata in proprietà dopo la 179 del 92 e anche per quanto riguarda l'edilizia convenzionata di cui all'articolo 17 e 18 del DPR 380 del 2001. Giusto per spiegare, il primo è un piano di iniziativa comunale, il secondo è data la possibilità, diciamo così, agli operatori di poter convenzionare con il comune un prezzo che sia di vendita, che sia di locazione, che permette all'operatore stesso di non procedere poi al pagamento del contributo sul costo di costruzione. Ok? Cosa hanno cambiato in particolare? Pardon, Queste posso abbiamo chiedere? detto Scusi, e posso dietro chiedere? piano cambia, sì. Non ho capito la seconda condizione. Allora,
Qui stiamo parlando di piano di zona. Il piano di zona è un piano di iniziativa comunale che può essere in diritto di superficie o può essere in diritto di proprietà. Sì. Prima non vi era la possibilità di riscattare i vincoli alla vendita per i diritti di proprietà successivi alla legge 179 del 92 e non vi era naturalmente nemmeno per l'edilizia convenzionata articolo 17 e 18 del DPR 380, che è l'edilizia convenzionata che un operatore si offre di fare in rapporto al non pagamento del contributo sul costo di costruzione in quanto ne è esente in quel senso. D'accordo? Per cui la novella normativa ha dato la possibilità di questo e dietro al pagamento di un corrispettivo, perché anche naturalmente per i diritti di superficie e i diritti di proprietà prima del 179 del 92 c'era un corrispettivo da pagare, ma in questo caso una modalità di calcolo che prevede uno sconto importante rispetto a quello che era, diciamo così, la modalità di calcolo del corrispettivo in precedenza. D'accordo? Per cui ha dato la possibilità a queste due categorie di rimuovere il vincolo che prima non lo potevano fare a un costo rispetto a quello che indicava l'articolo della 448-98, articolo 31, il comma 49, di molto inferiore. Ok? Allora, bisogna però dire che questa, diciamo, questo aggiornamento normativo non è retroattivo, pertanto rimangono validi i calcoli dei corrispettivi che sono stati approvati con delibera rispetto, diciamo così, agli interventi per i quali si è proceduto a fare le stime. Pertanto il Comune di Bergamo ha in diritto di superficie agli ultimi diritti di superficie ormai di quasi 30 anni fa, 27 anni fa, 28 anni fa, li ha già stimati con 4 delibere di consiglio comunale. Pertanto i corrispettivi verranno pagati per la trasformazione ancora con il vecchio calcolo, che è più, diciamo, vantaggioso nei confronti del comune, d'accordo? Lo stesso vale per tutti i diritti di superficie prima della 179 del 92, che sono stati tutti approvati come rimozione con la modalità di calcolo del corrispettivo precedente, d'accordo? Per cui la modalità di calcolo nuova si applicherà solo ed esclusivamente alle richieste di rimozione vincolo per quanto riguarda l'ultimo piano di zona interamente in diritto di proprietà, quello diciamo 2007-2025, e corrispettivo, diciamo, tra l'altro un corrispettivo, se volete vi dico anche la modalità di calcolo, però è molto tecnica, se volete. Comunque dovrà pagare il corrispettivo con la nuova modalità di calcolo e dovrà pagare naturalmente una quota di contributo sul costo di costruzione che non è stato versato giustamente all'atto del permesso di costruire, del rilascio del permesso di costruire, e una quota che naturalmente corrisponde alla, diciamo così, periodo residuo di vincolo, per cui è come 20, perché hanno tutti 20 anni, 20 sta a 100, come o ancora 13 anni di vincolo sta a X, d'accordo? È una materia un po' complicata. Wow, è stato chiarissimo. Grazie. Grazie a voi. Apro il dibattito, la parola al consigliere Ceci. No, volevo dire che è una materia tecnica, ma lei è stato, avete gli addetti ai lavori, è stato chiarissimo. Il vero problema è questo. L'istituto del diritto di superficie è ormai un istituto arcaico e tutti i comuni in qualche modo ne stanno uscendo. Ma ahimè, sui piani di zona e sull'edilizia convenzionata c'è il problema appunto di individuare tutti i beni, valutarli e offrire ai proprietari la possibilità di svincolo. Questo ha un doppio vantaggio: i proprietari diventano proprietari e non superficiali, e il comune, per fortuna, incassa un po' di soldi. La mia domanda è stata fatta una delibera, un'operazione a tappeto, o cioè per tutti gli immobili che noi teniamo con questo anacronistico istituto, o si è fatta una scelta solo per alcuni PDZ e per alcune edilizia convenzionata?
Allora, con quattro delibere di consiglio comunale, che fra l'altro richiamo nella delibera attuale, è stata data la possibilità a tutti, in quattro lotti suddivisi, di poter riscattare il diritto di superficie. Pertanto, tutti gli interventi in diritto di superficie sul comune di Bergamo hanno la possibilità di riscattare. L'hanno fatto con quattro lotti, approvati con quattro delibere di consiglio comunale. E la stessa cosa vale, come avevo detto prima, per tutti gli interventi in diritto di superficie, anche 179 del 92, con delibera che vanno dal 2010 al 2013. Stato chiarissimo, grazie. Grazie, la parola alla consigliera Pecce. Allora, dichiaro la mia ignoranza, magari faccio una domanda che non dovrei fare, non so. Comunque, io mi chiedevo quali sono, se sarebbe possibile definire i quattro lotti di cui si parlava prima, dando una specifica descrizione di quali siano, nel senso a quali strutture, a quali edifici ci riferiamo, insomma. Allora, per quanto riguarda la possibilità di svincolo, come ho spiegato prima, è relativa a tutti i comparti dell'ultimo piano di zona che attualmente è ancora vigente. Stiamo parlando di circa 20-25 comparti, okay, che avranno la possibilità, dopo successivamente la delibera, di richiedere, diciamo così, di rimuovere il vincolo. Se devo dire la verità, dal 2010, diciamo, indicativamente, dalla fine dei lavori, dei primi interventi che sono partiti in piano di zona, ad oggi ho avuto due richieste, perché normalmente, stante il fatto che i valori immobiliari sono, diciamo così, si sono abbassati, adesso si stanno rialzando naturalmente, però si sono normalmente abbassati, il prezzo determinato dal comune per la successiva vendita, che viene determinato aggiornando il prezzo, diciamo così, di prima cessione, con aggiungendo IVA, naturalmente aggiungendo le spese notarili, e indicizzato Istat, normalmente è più che soddisfacente, per cui non è il caso, ad esempio, della vecchia edilizia convenzionata, in cui i prezzi determinati dal comune si staccano notevolmente dai valori di mercato. Penso anche solo via Coghetti, via Carducci, e si staccano enormemente, per cui normalmente conviene rimuovere i vincoli. Attualmente, per quanto riguarda l'ultimo, ne ho avuti veramente pochi, per cui ritengo ci sia una risposta limitata, ma posso darvi delle delucidazioni ulteriori tra qualche mese, diciamo. Scusi, le case in conca fiorita che erano state costruite con fondi comunali, mi pare, quindi c'è tutto il quartiere, adesso mi sfugge il nome della via, però praticamente al di là della vecchia ferrovia della Val Brembana, no? Ecco. Sì. Ecco, quelle rientrano in tutto questo discorso? Non si sente. Gerardi, ha spento il microfono. No, ho capito, no. Quelli proprio non rientrano, al di là del fatto che mi sembra siano SAP, per cui ex serpe, non c'entra nulla questa normativa. Per quanto riguarda quelle zone, ad esempio, nell'ultimo piano di zona, per cui sicuramente saranno interessate, ci sono due interventi, anzi tre, ce n'è uno in via Ruggeri da Stabello, ce n'è uno in via Quaderni e ce n'è uno in via Zuccala Locatelli, e aggiungiamone uno in via Volta Monterosso. Non altro, non interessano altri interventi, e sono interventi piuttosto limitati. Grazie. Non vedo altri, sì, grazie, interventi. Per dichiarazione di voto, la parola al consigliere Ceci. Sì. Come dicevo prima, sono molto favorevole per quanto riguarda questa delibera, perché più volte
sono incappato professionalmente in difficoltà nella cessione di immobili da parte di proprietari, proprio perché dovevano rispettare delle valutazioni da parte degli uffici che sono assolutamente anacronistiche. Quindi il proprietario del bene in diritto di superficie si trovava a non riuscire a mettere sul mercato un bene perché di fronte a un valore commerciale, faccio un esempio, di 60.000 euro, si trovava la valutazione di 30.000 euro. Quindi il fatto che il comune poi debba recuperare anche la parte del contributo di costruzione più tutti i calcoli che farà, mi sembra assolutamente giusto, perché non sono stati interessi e quant'altro, perché non sono stati calcolati al momento in cui appunto il soggetto ha costruito. Quindi penso che questa delibera vada sia in favore dei proprietari del diritto di superficie, che svincolano e quindi hanno l'intera proprietà, e sia, come ho detto prima, a favore del comune che, ahimè, che con una certa quantità di immobili incassa appunto quello che deve incassare secondo i calcoli degli uffici. Quindi è un istituto che soddisfa sia i proprietari che il comune, e ritengo quindi che sia assolutamente puntuale e favorevole nell'interesse di tutti. Grazie. Grazie, la parola alla consigliera Pecce. Probabilmente non Luisa capisco Pecce. Che è muta. Ecco, adesso sono... No, dicevo, la delibera è molto tecnica e ovviamente io non sono un tecnico e tanti di noi neppure. Dal punto di vista quindi della comprensione intuitiva capisco che debba essere una cosa positiva, dal punto di vista della comprensione fino in fondo sinceramente non ci sono ancora arrivata, magari faccio una piccola ulteriore riflessione fino a lunedì, nel frattempo io mi asterrò. Grazie. Non vedo altre prenotazioni, per cui passiamo alla votazione. Nespoli. Favorevole. Raineri. Favorevole. Milesi. Favorevole. Verganni. Favorevole. Paganoni. Favorevole. Corbani. Favorevole. Pecce. Astenuta. Carrara. Astenuto. Minuti. Astenuto. Tremaglia. Astenuto. Ceci. Favorevole. Pote. Astenuta. Approvata. Grazie. Era l'unica delibera che era in nota, per cui dichiaro chiusa la seduta consigliare. Ringrazio l'ottima spiegazione del responsabile delle politiche della casa Nicola Gherardi, ringrazio la presenza dell'assessore Valesini e auguro buona serata a tutti e a tutte. Grazie, buona ci vediamo serata. In prossimo. Buona serata. Grazie.